Sì, buongiorno, accoltellato per 20 euro e un cellulare, ancora un'aggressione grave, ancora alla stazione Termini. A un mese dall'agguato della studentessa di 24 anni israeliana ferita da un senzatetto polacco, un'altra vittima nella stessa area. Tre fendenti sferrati per un tentativo, come dicevo, di furto, gravi le condizioni dell'uomo ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma. 46 anni, milanese di origine, il cameriere è stato assalito domenica intorno alle 23, si è accorto che qualcuno gli aveva messo le mani in tasca per derubarlo e avrebbe reagito colpendo il ladro con un pugno. Da qui l'intervento dei due complici, del rapinatore e le coltellate. La caccia ai presunti aggressori, lo dicevi, è durata poco. Gli agenti del commissariato Viminale li hanno rintracciati e hanno arrestato tre senza fissa dimora originari del Marocco. Sul caso indaga la procura. L'immediata identificazione dei presunti autori dimostra l'efficacia dei servizi di polizia, le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Eppure si riaccende la questione sicurezza a Termini, dove da metà dicembre i controlli delle forze dell'ordine sono stati rafforzati. Venerdì nuova riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. È tutto, linea a te.